Stasera voglio leggervi le parole di Suzuki Shosan, un monaco buddista giapponese del XVI secolo. Coloro che non si conoscono in profondità criticano gli altri dal punto di vista del loro io incolto, ammirano ciò che li lusinga e detestano ciò che non condividono. A causa dei loro pregiudizi finiscono col diventare irascibili, rosi dalla noia e prigionieri delle sofferenze che si infliggono da soli. Questo mi ha fatto pensare che la contingenza che stiamo vivendo è una grandissima opportunità per osservare. Osservare la nostra vita, osservare la nostra casa, osservare gli amici, osservare i nemici. Osservare ciò che ci viene detto, ma allo stesso tempo osservare ciò che non ci viene detto. Questo è un momento per passare al setaccio, tutta la terra attorno a noi e tirare fuori soltanto le pepite d'oro e lasciare andare il terriccio. Questo è il momento di scegliere chi seguire su Instagram. Questo è il momento di capire che tipo di libri vogliamo leggere. Questo è il momento di capire che tipo di esseri umani vogliamo diventare. Questo è il momento di capire che tipo di contributo vogliamo dare a questa società. Perché in momenti come questo che si capisce chi negli anni ha coltivato un pensiero proprio e chi un pensiero proprio non l'ha mai neanche voluto lontanamente sviluppare. Mai come in questo periodo sto decidendo di defolloware tante persone perché non corrispondono più alla mia crescita personale, non dicono nulla che mi parli al cuore, che mi parli all'anima. Questo è un grande spartiacque, credetemi. E finalmente, in un paese dove la meritocrazia è sempre contata pochissimo, potremmo veramente capire chi ha valore e chi no.